ridicoli. Piuttosto mettete a posto, no? Campanellino. Ma la magia!
saresti? Che ti ha raccontato di me? Ma Omero, il tuo autore! Ma cosa credi? Io la conosco le lettere antiche! Qui un gigante aveva tana, che gregge pascea solo in disparte e con gli altri non si mischiava. Era un mostro immane e non somigliava a mangiatore di pane, ma picco selvoso dei celsi monti che appare dagli altri isolato. Ahimè, questo era uno che amava vivere per i fatti suoi. Ma arriva quello e mi rovina. Avevo greggi, non ho più. Avevo un occhio, non ce l'ho più. In realtà quello si chiamava Odissea. Nessuno! Un nome di eleganza alla perfezione! Più vero del suo nome vero! Senti, suppongo dei testi l'idea di essere raccontato in un poema che ha per titolo il nome del suo avversario, Odissea, altrimenti non si spiega. Ah, ma la avuta la mia vendetta, sai come? Vuoi saperlo? No. Sì. No, no, lei è aperto, Quando attacca è impossibile interromperlo. Garcone! Padre! Padre! Dimmi, figliolo! No, questa è la battuta. La storia comincia così. Ho chiamato mio padre. Dico, sei Dio del mare, che ti costa darmi un aiuto? Sì. Ma lui che fa? Si arrabbia. Con chi? Con me! Ci sarà da divertirsi. Tipo? Lo trascinerò nei abissi insieme alla sua nave
di galleggiamento, poi perché l'acqua è fredda, ma quella volta mi si dà un istante, mi tuffai a capofitto in un lampo, le onde del mare mi portarono in cima appunto allo scotto perfetto. Perfetto come la tempesta organizzata da mio padre. Aguzza le orecchie, figliolo, sta per arrivare! Dei giochi, delle canzoni, delle pubblicità. Barbina è da lì che viene. La pubblicità, che sarebbe? Già, come spiegartelo? Prendi ad esempio il tuo breviario. Sì. Metti che qualcuno ti avesse convinto a comprarlo dicendoti non so. Ehi Barbie, ma ti è spuntata la l'aureola! Hai visto? Tutto America nel mio nuovo breviario Don Abbondio. Il breviario Don Abbondio? Ma certo, il breviario Don Abbondio ti avvicina a Dio. Ecco, avrebbe usato una trovata per venderti qualcosa. Pubblicità. Questo è peccato, uno e due, ecco. Senti, torniamo ai tuoi ricordi. Adesso è gonfio e dovresti ricordare tutto, prova. Si sente tutto, si sente anche la mia morte. Cammino per il solito sentiero, quello che costeggia la riva sinistra del lago, sì. C'è un bicchierio che sale,
chi deve fare? Scivolo, però non sono giù! Vai avanti! Mi ritrovo sul fondo di un fosso, respiro a fatica, anzi, gemo! E poi da lassù? Sì! Due figure, li riconosco! Beppe Suolavecchi e Anselmo Lunghiglia, sì! Quelli che si volevano sposare perpetua, ubriachi, come al solito, e sghignazzano! Morirà d'infarto! Così mi dicono! Tifone com'è? E poi se ne vanno! Fifone come sei? All'improvviso mi rendo conto che avere paura mi ha stancato. Tutta la vita ad avere paura. E adesso basta. Basta, l'ho esaudita la paura. Infatti poco prima che succeda mi rendo conto che la cosa non mi spaventa più di tanto. Poco prima di cosa? Del tuo regno. Che difatti ti ho detto allora andiamo e non hai battuto ciglio. Io, morto senza paura, io... Don Abbondio, il vaso di coccio tra i vasi di ferro. E non lo saprà mai nessuno. No! Thank you.
Sì, ma con una bella differenza. Io sono morto per estinzione, non come te che sei ancora sul mercato. Oh, sai che spasso. Ciao, hai ricevuto il mio messaggio? Mamma, che come vivere in un mondo incantato. Noia. Ma perlomeno nel mondo di Lotto ancora ci sei. Io invece sono qui, eh. Dai, vuoi raccontare com'è successo? Oh, sì! Dai!
fatto da sotto al divano per fare spazio al giradischi elettrico, ormai in disuso anche lui. Per fare posto in questa casa ad un impianto stereo di ultima generazione, con anche incorporato un bel lettore CD. E Dio! Io, magnificato dentro uno scatolone, e dato un rigattiere. Grazie. E poi infine, mia ultima umiliazione, la discarica. E pietosamente, aveva ragione il pizzeraio, era stata Eva, ci ho pensato tutto.
anche tu lanciare sospetti così illazioni? Guarda che è peccato. Se ci fosse un bel confessionale, io penso proprio... Saremo che... grande fratello. Signorina, siamo estremamente mortificati, ma noi la camera da lei suo papà. Non lo sappiamo, dov'è? E nemmeno suo papà. Appunto, ma sei capito chi è? La figlia del dottore. La figlia del dottore? Ma quella del mio disco! Lei dice che il padre dovrebbe trovarsi qua. Per forza che sì! I versetti dicono a Barbaccio Ciccocò, principette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ah, Barbaccio Ciccocò! Sì. Io penso che si è aggravato e quindi adesso vorrei sapere dove è finito. Grazie, signorina, noi gliel'abbiamo ripetuto sino allo sfinimento. Qui da noi i loculi sono mobili. Ma uffi e doppi uffi! Allora perché fate avere la piantina? Diciamo come proforma. È il cimitero della fantasia questo? E la piantina va usata così. Con fantasia. Con fantasia? Ce l'avrete voi la fantasia? Non io! Però sta per salire! Presto, un letto! Cocò, quello lì, tra Barabà e Cicci. Cocò, certo. Cocò iniziò
10, 3, 28, sentano me. Se vuol vincere all'otto. 10, 3, 28. Ho vinto, bello. Ma come ti ho fatto, caro signore? Io gli avrò dato i numeri vincenti. Sempre questo giglio qua. Ma allora questo fonografo è davvero miracoloso. Costo niente, ho scombro il campo. Soldate e signorina, sulla nuota di Polsena, la moderna e la cinquina, costo tre, cinquina, costo tre, se tre. Oh! Mamma mia! Mi permette? Quintale che non si può nominare. Pensi di Pinocchio? Chi? Stiamo parlando di Pinocchio.
non volevo interrompervi. Beh, c'è poco da dire. Facevamo una bella coppia. Una volta. Ma dopo l'incontro con quel tale, ridotti e mal partito, ci siamo detti, magari separandoci, ognuno per i fatti suoi. Qualcosa la sfanghiamo, ma... Ma non andò così. No. Io, a furia di fin di micheco, non ci vedevo più. E io, dopo il successo della favola ottenuto in tutto il mondo, non appena provavo a fare una rapinetta, un colpettino, uno scippettino, venivo subito riconosciuto, e Zacchete, e due gendarmi. Poi la vecchiaia, gli attacchi... È triste dirlo. Ma io per la fame mi sono venduto anche la coda. Finché un giorno sono alla fiera dei Chiappacisulli e penso, ha visto mai che becco qualche pollo? Io idem, sto in albergo e sento anch'io di Chiappacisulli. Ha capito il poveraccio, in albergo. Sì, in albergo di Stato, stavo in galera, al gabbio stavo. Ah, ho capito, in albergo chic, quanto sbaglio. Ma leva questa cosa, ti fa male. Ti uccide! Mi uccide che era l'ultima! Vabbè, insomma, che non è? Sono alla fiera! Quando ti vedo davanti a me un tizio, di spalle, con la tasca bella in vista, che sembrava dire alla mia.
che si dice con un torso lo spolpato. Ditemelo! Che c'hai ragione! Quanto siete pedanti, mi ricordate qualcuno? Pedante sarai tu e l'amico tuo! Andiamo, figliola, andiamo a cercare un'altra! L'amico mio! E mica solo amico, anche compagno e marito! D'altra parte uno era, ma c'eravate in paradiso! Un caratteraccio! S'accendeva subito! Quando anche per me, dopo tanto tempo, vecchia e stanca, arrivo a morire. Eccomi, Eva. Sono qua. Chi sei? Da dove giungi? Allora c'è un altro uomo. Sono venuto a prenderti. Stai morendo. Mi uccidi? Beh, no. E allora come fa? È semplice. L'importante è non avere paura. Scusa, cara, ma
mia moglie me la conduco da me. Ah, sì, sto solo morendo. Allora, andiamo. Andiamo. Vuoi che ti dica quello che penso? Che sei sempre stata poco affidabile, eh? Poco affidabile, anche quando eravamo lassù. Pensa pure male di me. Purché mi pensi. Addio, tesoro mio. Eva! Se non torni da me, subito! Tu non mi vedi più! E non lo rividi più. Morì a 930 anni. Così è scritto nella Bibbia, il libro dei libri. Infatti oggi riposa altrove. Vieni, figliolo, facciamo lo stesso. Vieni qua con la mia stava a guardare. Ma guardi, figliolo, non c'è bisogno che lei mi lasci. La ringrazio della fiducia, ma desidero che lo veda con i suoi stessi occhi. Ho paura. No, è già l'ora. Signori, è l'ora dell'annuncio. Prego. La sera dormire si vada, ritrovi la strada, il visitatore si appresti alla notte, color della pece, chi abita invece qui nel per favore, comincino i preparativi per la notte. È giunta la sera della fantasia. Bene, signorina, e anche lei, Coco. Noi staremo qui dentro, quindi se si vuole accomodare. Sì, già, ma se sono appena arrivata. Appena arrivata? Io non direi, visto che da stamane che gira. Comunque, adesso che sa. Dimenticavo che la strada per il cimitero della fantasia non è mai la stessa. Ma fuori ci sono dei cartelli. Ma anche quelli non sono mai nello stesso posto. Vuole solo buona volontà e tanta, tantissima dolcezza, vero Cocò? Ah, che devo dire a suo papà se lo vedo? Di non andare troppo in giro, così forse riesco a trovarlo. Noi nati da un sogno d'artista. Vedrete che bei sogni, che sognerete.